Salve amici, come promesso dalla settimana scorsa ci ritroviamo a presentare una nuova produzione di birra domestica, quindi parliamo di home brewing, una birra fatta in casa attraverso i kit già preparati dalle varie aziende che producono appunto birra per uso domestico. La volta scorsa abbiamo presentato la Cooper Sparkling, una birra bionda molto leggera, che accompagna ogni tipo di situazione, quindi berla da solo oppure attraverso assieme a un pasto, una cena, una pizza, una birra molto, molto dolce dal punto di vista del carattere. E abbiamo già preannunciato la volta scorsa, quindi nel filmato precedente, che avremo presentato una nuova birra un po' più particolare. Si tratta della Diabolo, questa è una birra belga, prodotta sempre in kit, è una birra appunto che questa che abbiamo usato, questo kit che abbiamo usato prodotto dalla Brewfarm, e a dire dalle recensioni è una birra molto corposa e che ha un suo carattere particolare. Questa birra è stata fermentata in bottiglia oltre i 30 giorni, come riporta la scheda tecnica. Non viene riportato il colore effettivo, ma dovrebbe essere un colore 15, un colore oro molto, molto intenso. Vedremo come sarà. L'abbiamo preparato in una bottiglia che sopporta bene le pressioni interne, una bottiglia da 75 con tappo a corona da 29. Adesso vediamo come si presenterà al gusto. È una birra che è molto alcolica rispetto alle precedenti, a quelle solitamente utilizzate. Perché? Perché questa qui viene, per questo viene utilizzato un kit di 1,5 kg da far fermentare in 9 litri di acqua anziché i 23. Nelle preparazioni solite, quelle appunto da 23 litri, le gradazioni standard per queste birre domestiche appunto sono di 4,25 gradi. La scheda tecnica di questa porta dai 6 ai 9 gradi, dipende chiaramente dal grado zuccherino che c'è all'interno nel processo di fermentazione, ma non sappiamo effettivamente quello che sarà, ma sicuramente ha una densità maggiore per quello che riguarda il mosto, concentrato di mosto nell'acqua rispetto a una birra tradizionale, quindi anche attraverso una wheat o un'altra birra. Allora, e la stiamo stappando per la prima volta, io non l'ho mai prodotto questa birra, spero che sia di mio gradimento per poterla riprendere, fare un altro ordine e riprenderla. Andiamo a vedere. La pressione interna, ecco, si vede anche il gas all'interno. Allora, la schiuma è molto densa, color beige, quindi non ha niente a che vedere con una schiuma tipo wheat, chiaramente una birra di frumento, ma questa è appunto di malto. Il colore è molto molto ramato, altro che rosso, sembra un rosso di tipo americano, ecco, però ha una colorazione molto bella, potrebbe essere annoverata tra le rosse, ma io non parlo mai di colore rosso sulle birre, ma di una ambratura più o meno intensa. Questa sicuramente è una birra che va oltre il colore 16, senz'altro. La schiuma è molto compatta e abbastanza sostenuta dalla effervescenza di fondo, la quale l'abbiamo ben contenuta durante la preparazione dell'ammostamento, cercando di non eccedere appunto con gli zuccheri, nonostante che la scheda tecnica ci porti una grammatura di zucchero, però è meglio, io ho capito che è meglio metterne un po' di meno per poter compensare poi nel caso con la somministrazione dello zucchero in bottiglia. Il profumo si sente già da ora.
molto intenso, sembra che si avvicini a una bitter inglese. Non so se riesci a vedere il perlage, le bollicine di sotto. Bene, amici, andiamo ad assaggiarla, dopodiché daremo una nostra umile constatazione, un nostro umile, come dire, contributo di indicazione di questa birra. Cin. Allora, al primo gusto è eccezionale. La frizzantezza è molto sottile, avvolge bene la bocca, non è invadente, il gusto è molto buono, l'amarognolo si sente appunto nella parte profonda della bocca, dove appunto abbiamo i nostri sensori dell'amaro. La schiuma continua a mantenersi molto corposa, molto densa, veramente buona. È molto limpida, anche dal colore, di questo colore molto ramato, si vede la limpidezza di questa diavolo. Eccolo qui, amici. Sembra che già si sente alla testa. Parliamo della Blue Ferm Diavolo, una birra belga veramente buona, la ripeterò per questo inverno perché sento che è un sapore molto corposo da accompagnamento anche da tavola per accompagnare del maiale o anche del pollo molto, molto condito e molto speziato. Si risentono delle note fruttate, molto aromatica, veramente eccezionale. Amici, ci vedremo alla prossima presentazione, non so quale riuscirò a fare, ma senz'altro sarà un successo, perché stiamo vedendo che con questi sistemi, se si mantengono fedelmente le schede tecniche come indirizzo, è difficile veramente sbagliare. Ci vuole molta passione e divertimento. Alla vostra! Diavolo!